Hello happy people, qui è Little Blade Ninja con un altro episodio della Fossa di Eroi con Olimar, nei panni di Olimar. Morgan Freeman nei panni del presidente. Will Smith nei panni del Pikmin rosso in alto a destra. E per finire... Daniel Radcliffe nel ruolo dello strana pianticella. Ok, scendiamo a livello 15 e smettiamola di dire cavolate. Siamo tutti? Nice. L'ultima volta abbiamo sconfitto un Longopede, o come si chiama poi? Longopede sorpresa, era lì. Oh, ciao! Finirà mai questo dungeon? Livello 15. Oh, oh, no, 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 dimmi che non... Ah, ok, livello finale. Mi sta bene, pensavo... Oh no, anche il granchio adesso. Ok. Livello finale. Il boss finale è la moglie di Olimar, che ha posseduto tutti i boss per fare il suo volere e per ottenere più regali da Olimar. Più nettare per me. Nettare. Qua abbiamo l'uscita, un altro uovo. Se non abbiamo usato moltissimi spray. Grazie anche al fatto che ne abbiamo ottenuti parecchi. Ok. E noi che Pikmin siamo, beviamo, beviamo. E noi che Pikmin siamo, beviamo ancora di più. Ok. Ok, boys. Siamo qui. Il boss finale del penultimo dungeon. E oh pupi. No. Non voglio meduse. Ok, salve. Potrebbe togliersi dalle scatole. No, non ho niente contro queste meduse, però... Dove sono gli altri? Ok. Solo che... Oh, cavolo, perdo anche la foglia. Solo che contro il boss, che mi ricordo benissimo chi è... Non è il massimo se ci sono anche delle meduse che mi risucchiano Pikmin nel frattempo. Spero non decida di scendere finché le ho eliminate tutte. Oh, ce ne sono anche due grandi lì. Sto sui lati, magari non scende. Può avvicinarsi lei, gentilmente? Molto bene. Liberi i miei Pikmin. Ok. Resta l'ultima. Non voglio entrare nel sole, cavolo. Il sole segnala l'uscita. Ok, più vicino sono al lago. Probabilmente più vicino sono al boss. Ok, mi ha visto. Eliminiamo anche questa. Cavolo, mi ha preso quanti Pikmin. Via! Non mi mastichi i Pikmin, per favore. Ok.
C'era un'altra goccia di nettare, vero? Ne ho perso qualche foglia, qualche fiore. Ok, ci siamo ragazzi. È il boss. Naturalmente non andremo tutti, ma una piccola truppa scelta. Rossi e viola. Mi sta bene. Siamo pronti ad affrontare il boss. No. Solo i pigmen. Olimar, tu stai qui con gli altri. Pronti per il boss, ragazzi? Boss? Ecco il boss! Il boss è Venom! La controparte malvagia di Spider-Man! E ha un vantaggio e qualche svantaggio. Vantaggio che con quei piedi, se vi prende, siete fottuti. Svantaggio è che è estremamente lento. Come vedete. Ed essendo così grande il suo bersaglio, è... Vedo male, ragazzi, se state lì. No! Cavolo, aveva il piedone sopra tutto il mio gruppo di pigmen. Ero estremamente preoccupato. Comunque questo boss ha un sacco di PV e ha molta difesa in sé, anche se non so se in pigmen ci sia una statistica chiamata difesa. Ma, come vedete, non vale una cicca. È spaventoso, è enorme, è peloso, è quello che volete voi, ma non vale una mazza. Anche senza il potenziamento dello spray ci mettete comunque pochissimo a sconfiggerlo. E guardate chi c'è! È il ministro ancestrale! Rob! Rob, torna a casa. Dopo tutta questa sfacchinata con boss, dopo boss, dopo boss, ci presentano un boss così facile. Per quanto fosse disgustoso, spaventoso e orrendo. Prendiamo la testa di Rob e filiamo. Top. E là, Rob, com'è? Vecchio amico. Sì, già. Mio vecchio amico. Finito. Bene, ragazzi, si torna a casa. Usciamo verso la libertà. La libertà è un'avventura che non finisce mai. E la vivrai con tutti i pigmin che non ammazzerai. Apri la cipolla, tam tarararararara. Gora breed em all, gotta pokeball ball. Gora catch em all, gotta pokeball. Bene, 2436 con 27 perdite. Sarebbero state tipo 60 se avessi tenuto i primi tentativi di tutti i livelli. Grazie al cielo salva tra un livello e l'altro. Altrimenti sarei stato fregato. E anche il penultimo dungeon è stato completato. Ora ci restano solo i tesori sulla terraferma. E i cosa? Cosa volevo dire? I tesori sulla terraferma e l'ultimo dungeon.
Non oggi, Groink. Non oggi. Oggi è un giorno troppo felice. Abbiamo battuto un dungeon molto difficile e non voglio che tu ci rovini tutto quanto. Paolins, abbiamo usato più spray ultra piccante, calcolando che ci hanno dato tantissimo. Confronto all'ultramaro, wow. Ok. Bene. È stata una dura giornata. È stata una lunga avventura. Che ha avuto i suoi alti e i suoi bassi. Abbiamo pianto, abbiamo riso, ci siamo spaventati. Il presidente si è anche fatto nelle mutande. Quindi direi che possiamo archiviare la fossa di eroi e dire che noi siamo dei veri eroi, perché ce l'abbiamo fatta. Non siamo fuggiti anche se ci offrivano le uscite subito. Siamo durati fino alla fine. Qualche tentativo nuovo, ma ce l'abbiamo fatta. Comunque, complimenti ragazzi, complimenti a Olimar, complimenti al presidente, complimenti per la cattiveria ai programmatori. Comunque, finisco qua la giornata. Prossimo episodio. Lettura? Anzi, se riesco leggo adesso. 3 minuti, posso farcela? Dubito che posso farcela, ma comunque ci provo. Bang. Bang, tutti su, giù, bianchi e viola. Wow, viola. 20 perdite in battaglia, 1 in acqua, 6 in esplosione. 27, ah, maledizione, abbiamo superato i 200. Vabbè, non ho raggiunto il mio traguardo. Bla bla, stesse solite cose. Acqua. Bene, mancano pochi tesori. 3 in superficie, ok. La picopedia, salutiamo il nuovo boss, il Longopede Furioso. Ah, disgustoso. Sembra una palla di catrame, cavolo. Devo fare una classifica di chi ci ha mangiato più Pikmin alla fine del gioco. 5 11, 13, 19, chi è? Il Bulbico Imperiale. Tesori, abbiamo completato. Hai completato la serie emozione cristallizzata. Con il nome giusto si vende qualsiasi cosa. E basta. Ok, vediamo cosa abbiamo di nuovo partendo dal solito, dalla frutta. Abbiamo la noce robusta. Questa noce rotonda mi ricorda l'enorme girovita del presidente. Tutto qua, Olimar. Dopo tutte quelle descrizioni creative, l'unica cosa a cui puoi pensare è il presidente. Così, neanche più di un paragrafo. Ok, la moneta. Che moneta sarà? Non lo so. A Hokotate non esistono metalli strani e rari come questo. Se lo guardo, una forte sensazione di avidità mi assale. A Hokotate c'è un metallo prezioso della brillantezza eccezionale con effetti simili. Forse questo metallo è la causa di tante calamità del pianeta. Eh già, il denaro è la causa di molte, molte guerre, eccetera. Dispute. Che abbiamo l'essenza di vero amore. Il bacio di vero amore, di Shrek. Molto interessante. Quando osservo questa pietra, il mio stress svanisce magicamente. Tutto d'un tratto non mi danno più fastidio né il mio folle capo né i suoi ingrati subalterni. Nemmeno il pensiero di sgobbare ogni giorno per una società così taccagna mi disturba. Il gioiello triste. Abbiamo trovato questo tesoro in una grotta popolata da esseri crudeli. Ma il gioiello è davvero splendido e ne valsa proprio la pena. Rettifica, si tratta solo di plastica. Quindi allora tutti quegli sforzi sono stati inutili. Sfera d'amore. Dalle analisi avvenute pare che questo oggetto inanimato sia in grado di amare. Sfortunatamente il mio amore è già promesso. Anche se, no, Olimar, ehi. Non ti innamorerai di una palla. Rob. Non posso credere di aver trovato questo affare sottoterra. Sembra un componente di un enorme giocattolo meccanico. Sembra un pezzo di un robot di un cartone animato che guardavo da bambino. Che nostalgia, questo aggeggio futuristico mi fa tornare indietro nel tempo. Oddio, ma anche se non ho mai avuto un rob. Ma comunque. Da quando mi trovo su questo pianeta ho trovato innumerevoli tesori che mi ricordano la mia infanzia. Chissà perché. Forse perché gli oggetti che troviamo assomigliano alle cose che avevamo da piccolo. Che avevo da piccolo. Questo è un esempio. Ok, il giroide. No, giroblock, ricordo. L'altro giorno ho buttato via per sbaglio il giocattolo preferito di mio figlio. Oh. Se i miei genitori l'avessero fatto a me quando ero piccolo. Non lo smetterò più di piangere. Alcune cose che sembrano inutili agli occhi dei grandi sono dei tesori per i bambini. Quando ero piccolo anch'io ero molto affezionato ad alcuni giocattoli. Adesso il mio tesoro è la mia famiglia. Oh, bravo Olimar. Basta che non la tradisci con una palla. Il giroblock perduto. Quando guardo questo oggetto non posso fare a meno di piangere. Non so perché, forse perché alcuni di questi oggetti mi fanno venire in mente il passato. Il giroblock preferito. Da piccolo volevo sempre giocattoli blu. Il blu è un colore troppo trendy. Troppo trendy. E anche il mio colore preferito. Alla pari del bianco e nero. Bianco e nero sono i miei colori preferiti. E poi il blu. Bianco, nero e blu. Ieri mi sono addentrato in un covo orribile. Prima da allora tutti gli esseri che avevo incontrato erano raggruppati in un'unica grotta. Se non avessi diviso i Pikmin per colore e non avessi utilizzato le loro abilità uniche, non sarei uscito vivo da lì. In onore della mia avventura audace chiamerò la grotta Fossa di Eroi. Ok, misuratore di pazienza. Nel cuore degli uomini il bene e il male coesistono. Questo conflitto ha reso la mente umana davvero complicata. Ci ha portato alle guerre, ma anche la cultura e la civiltà. E io sto qui a tormentarmi. Non è meglio se apro questo recipiente e provo a mangiare quello che contiene? O dovrei resistere? Ma, container colmo. Ieri la navicella mi ha accusato di assaggiare tutto il cibo che troviamo. Che sfacciataggine. Beh, è vero. Ok, è tutto. 17 minuti. Velocizzando un po' la fase di lettura possiamo arrivarci. Quindi, la prossima volta. Ma che cavolo! Vai a selezionare. La prossima volta ci vedremo. Cercherò di completare la superficie della Terra di Promesse. E nei seguenti episodi affronteremo il dungeon finale. Il covo finale, o come si chiama poi. Comunque, grazie alla prossima. La Lethal Ninja. Se vi è piaciuto, se volete iscrivetevi, mettete mi piace e commentate come al solito. Ciao e buonanotte! Siamo degli eroi! Sonic Heroes!